Cari proprietari, oggi è primavera, 21 marzo, e ieri ho visto la prima zecca in un prato. Quindi oggi parleremo di quando cominciare la terapia antiparassitaria. Facciamo prima una premessa, e cioè che la terapia antiparassitaria molte volte è consigliata anche d'inverno, in maniera non così rigorosa come d'estate, ovviamente. In inverno l'unico parassita, un po' insidioso, è la pulce, che si può annidare comunque in casa o negli ambienti, nelle cucce e nei ricoveri per gli animali. D'inverno quindi sceglieremo un antiparassitario che fa repellenza o oppure un antiparassitario da dare per bocca che uccida le pulci. Ok? Questo sia per i cani che per i gatti. Altra premessa importante è che io vi parlo da Bologna, quindi vi parlerò del clima che c'è qui, perché la terapia antiparassitaria ovviamente va cominciata molto in base anche alle stagioni. Quindi qui la terapia antiparassitaria tendenzialmente si fa da marzo a novembre, ma in altri posti dove magari è più caldo, ci sono inverni più caldi, i parassiti escono prima di marzo e quindi bisognerà cominciarla prima. Ognuno di voi, in base alla zona in cui mi ascolta, dovrà fare la terapia antiparassitaria appunto in base al clima. Qui in Emilia-Romagna d'inverno quindi ci sono praticamente solo le pulci come parassita insidioso. Invece a marzo incominciano a uscire le zecche, soprattutto nei prati, dove frequentati soprattutto da ungulati o da animali selvatici, ma anche nei parchi cittadini. D'inverno, oltre alle pulci, c'è la possibilità comunque di avere parassiti intestinali, quindi ogni tanto la sverminazione si può fare anche in concomitanza dell'inizio della primavera, non è un problema, sapete che i parassiti intestinali si debellano molto facilmente. Come vi dicevo, oggi è il 21 marzo, ma qui è ancora freddissimo, abbiamo la mattina quasi 0 gradi e nel pomeriggio sui 15 gradi massimo. Di conseguenza, per ora il rischio sono solo pulci e qualche zecca. La prima l'ho vista ieri, appunto. Incomincio quindi con Dexter a fare la terapia antiparassitaria spot on, che mi fa repellenza soprattutto contro pulci e zecche. Non è sbagliato anche dare la compressa che uccide pulci e zecche, ma ricordatevi che è importante che la zecca non vada a pungere il cane, perché altrimenti gli trasmette le malattie da zecche. La repellenza, come vi ho detto nel video sugli antiparassitari, è in assoluto la prima arma proprio per evitare il contatto tra il parassita e il nostro animale. Però esiste anche la possibilità ovviamente di dare la compressa per bocca. C'è chi la dà tutto l'inverno. Ora, la compressa per bocca tutto l'inverno, voi sapete che copre tantissimi parassiti, diventa un po' eccessiva, nel senso che tu dai una compressa che va a coprire tantissimi parassiti, ma ti interessa solamente un'azione contro le pulci, al limite a ridosso di marzo anche contro le zecche, ma è veramente un pochino eccessiva la compressa tutto l'anno, a meno che non usiate quelle compresse che agiscono solamente contro pulci e zecche, costano un po' meno e risparmiate qualcosina. Le strategie antiparassitarie sono veramente tantissime e non c'è in assoluto qualcosa di sbagliato o di giusto. Bisogna vedere qual è l'effetto desiderato e poi bisogna fare un attimo un bilancio economico su quanto costa il tutto. Io vi dico la strategia che utilizzo appunto qui in Emilia-Romagna con i parassiti che ci sono e con le stagioni che ci sono. Tendenzialmente comincio oggi la repellenza con uno spot on. Va benissimo anche il collare, e quando cominceranno a comparire le prime zanzare, incomincerò la terapia con la compressa. Voi ricordatevi che la compressa è retroattiva di un mese, quindi in un mondo ideale in cui io vedo la prima zanzara di stagione, dovrei cominciare la compressa un mese dopo, perché è retroattiva di un mese. In realtà non è detto che io veda le primissime zanzare, quindi quando le vedo, massimo aspetto 10-15 giorni e poi comincio la compressa. Qui le zanzare cominciano a comparire a maggio, quindi a metà aprile si incomincia già con la compressa e andiamo avanti fino a novembre, perché dobbiamo coprire le ultime zanzare che solitamente spariscono ad ottobre. Per la repellenza potete cominciare sia uno spot on che un collare, è uguale. Per quanto riguarda invece l'attività microfilaricida, quindi la famosa compressa che uccide i parassiti, potete usare sia la compressa sia l'iniezione annuale che vi fa il veterinario. Cosa
copre meno parassiti, ok? Quindi non uccide anche le pulci, le zecche, gli stronchi. Io personalmente preferisco la compressa, ma dovete essere sicuri di essere puntuali ogni mese a dargliela, perché altrimenti se vi dimenticate di dare la compressa avete un periodo pericolosissimo di scopertura in cui il cane può contrarla. Altra cosa fondamentale è fare sempre il test sul sangue prima di cominciare la terapia. Antifilaricida, microfilaricida, quindi a marzo, aprile si fa un prelievo per vedere test filaria leishmania, quindi vedere se il cane ha contratto queste malattie. Io aggiungo anche un test delle malattie da zecche, così mi tolgo il pensiero sul fatto se le ha contratte la stagione precedente. In realtà il test delle malattie da zecche sarebbe l'ideale farlo in autunno, finita la stagione estiva. Ma se uno vuole massimizzare con un unico prelievo fa tutto e con questo sempre unico prelievo faccio anche emocromo e biochimico per testare la salute di Dexter. Nel gatto la filaria è una patologia molto più rara, non che non la possa prendere, esistono dei casi di gatti che hanno preso la filariosi, però è molto più raro. Quindi le terapie antiparassitarie che si fanno per il gatto sono solitamente concentrate più sulla prevenzione di pulci, zecche, vermi intestinali e stroncini. Detto questo, anche fare il prelievo per la filaria prima di ogni stagione al gatto diventa pindaginoso, soprattutto perché nel gatto è più complesso fare il prelievo, però non è sbagliato in assoluto farlo. Tendenzialmente nel gatto però si comincia la terapia antiparassitaria, esattamente come nei cani in questa stagione, e ci si basa solamente o su uno spotton o su un collare, oppure sulla compressa da dare per bocca che uccida sia le pulci che le zecche. In questo caso, ovviamente, non evita che le prendano. Possono essere, diciamo, portatori di zecche e pulci che poi muoiono e cadono morte in casa. Quindi attenzione un pochino alla profilassi che scegliete per il gatto, tendenzialmente io uso sempre uno spotton, tranne nella Notte che ha 16 anni ha sviluppato un'allergia allo spotton e quindi uso la compressa per bocca. Quello che faccio io comunque è solamente un esempio di strategia antiparassitaria, ci possono essere anche altre strategie, l'importante è sempre ricordatevi di coprire per tutti i parassiti, soprattutto nel cane contro la leishmaniosi e la filariosi, importantissimi parassiti, sono i più difficili poi da debellare o da curare, quindi è importante nel cane concentrarsi su questi due aspetti e per farlo è necessario un ottimo repellente. E un ottimo parassiticida, quindi una compressa o un'iniezione annuale che vada a uccidere i microfilari. Se volete informazioni ulteriori, c'è il video sugli antiparassitari che ho fatto settimana scorsa. Con questo è tutto, ricordatevi di seguirmi su Instagram e di condividere il video. Ciao!